Buongiorno a tutti e benvenuti al primo appuntamento di Radio Bruno Extra Time. Guidetti è ritornato, c'è Andrea Bonzio davanti, dietro, anzi la telecamera che sta... Cosa stai facendo? Parla, sei microfonato. Sto riprendendo un po'. Ma come stai innanzitutto? Sei stato in America? Sono stato in America, ci siamo divertiti, però se mi fai un caffè anche a me, macchiato... Non sono soldi abbastanza. Ah, peccato. Ascolta, andiamo a lavorare, cosa sì, dici? Sì, dai, andiamo. Arriva il primo ospite, lui è... Osso. Noi non molliamo l'osso. No, non lo molliamo. Come lui. Sigla. Sigla. Radio Bruno. E allora diamo il benvenuto ad Osso. Grazie. Ciao, ciao Osso. Ciao, ciao Dani. Come stai? Bene. Si sta bene a Roe Volciano? Si sta da Dio a Roe Volciano. Sì, sì. Una bella visuale, sicuro. Sì, 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 sì. Ma mi ci sono trasferito da poco, quindi ho ancora... Per chi non lo sapesse... facciamo così una piccola biografia del tuo percorso artistico. Ok, partiamo dagli albori, sì. Sarebbe lunghissima in realtà. Semplicemente mi sono appassionato alla musica da giovane, come spesso accade. Sei tutt'altro, sei giovane ancora, no? Bah, dipende dal punto di vista. Ti ringrazio. No, vabbè, mi sono appassionato chiaramente alla musica, almeno età giovanile. Successivamente ho sempre diciamo fatto musica, no? Ho imparato da autodidatta qualche strumento. Sì, chitarra, quello è stato il mio primo strumento, lo strumento che mi accompagna tuttora e mi accompagnerà anche in futuro. Poi chiaramente ho cominciato a cantarci sopra, quindi la passione del canto in realtà è arrivata dopo. Prima è iniziata la passione per la chitarra, per assurdo, però non ho fatto lezioni private, ho imparato un po' su YouTube. Un autodidatta all'inizio, sì, certo, ho fatto tutto così. E basta, poi ho cominciato a cantarci sopra canzoni e è finita così alla fine. E che tipo di musica ti ha attirato? Ah, lì è stato un po' un mix di situazioni, perché fai conto che io ho origini arabe, sono marocchino di origini e ho passato tutta la mia infanzia ad ascoltare artisti arabi, primo dei quali diciamo Cheb Khaled, che è uno dei più grandi artisti medio orientali, comunque arabi. E quindi lui è stato fondamentalmente il primo imprinting musicale. Successivamente chiaramente mi sono un po' allargato anche a oltreoceano, quindi artisti americani. Prima di arrivare in Italia ho scoperto un pochino tutto il mondo, poi mi sono affezionato al cantautorato italiano. Oltreoceano, Chris Brown, l'R&B fondamentalmente americano. Poi da qualche anno fa a questa parte in realtà mi sono appassionato tantissimo alla scrittura, perché in realtà non scrivo da molto canzoni, ho cominciato a scrivere da qualche anno a questa parte e mi sono appunto un attimino concentrato più sulla musica italiana, ed è in realtà fenomenale, bellissima, varia, e io mi sono un attimino più concentrato nell'indie italiano qualche anno fa, e infatti andavo moltissimo, ma tuttora, però qualche anno fa andava molto di più sinceramente dal mio punto di vista. E il tuo debutto a grandi livelli quando è stato e com'è stato? A grandi livelli in realtà non c'è ancora stato, secondo me, poi magari altri occhi possono dire il contrario, però potrebbe essere magari il fatto che io e un mio vecchio amico Mattia, Mr. Rain, abbiamo partecipato ai provini di X Factor, che poi alla fine non ci siamo neanche entrati, però è stata un'esperienza molto formativa, più che... Che edizione è stata? Credo che sia stata una delle edizioni... 2013. Quasi 10 anni. Sì, 10 anni fa. Quindi sì, quella potrebbe essere stata una situazione che mi ha formato anche dal punto di vista ambiente musicale, no? Quindi capire un attimino come funziona. Più che musicale, in realtà è chiaramente televisivo, quindi è più un'urgenza televisiva la comunicazione che si ha, di cui c'è la percezione. Successivamente ci sono stati, in realtà prima c'è stata una situazione molto carina, molto bella. Ho partecipato a dei casting a Parigi per un programma televisivo, sempre Canoro, in Marocco, a Casablanca, una trasmissione televisiva nazionale, certo. Più o meno come X Factor qua italiano e occidentale, in Marocco, era Studio de Gem si chiamava. E lì ho partecipato, sono entrato, ho fatto il mio percorso, ho fatto il mio tour estivo. Questo è stato un pochino
l'approccio dal punto di vista musicale, ma anche un po' televisivo. E basta, successivamente c'è stata appunto questa cosa di X Factor, ma più che altro mi ha formato da quel punto di vista, a capire più o meno come funziona. Non era proprio nelle mie corde, quindi poi mi sono staccato. Ho studiato per 4 anni all'università, ho fatto musica, spettacoli. Musica sempre presente, quindi. In realtà sì, è un filo conduttore un po' di tutto quello che ho fatto, ma perché è la protagonista fondamentalmente di quello che faccio. Chiaro. Sì, quello sì. Andiamo a berci un caffè e dopo parleremo del tuo futuro. Fantastico. E dopo questo fantastico caffè che siamo bevuti poco fa, buono vero, qui abbiamo un caffè eccezionale, dobbiamo fare i complimenti. Parliamo del futuro, abbiamo parlato poco fa del passato, parliamo del futuro, delle tue prossime, dei tuoi prossimi appuntamenti, dei tuoi prossimi lavori. Sì. Beh, il futuro in realtà proprio in questi giorni, alla fine chiaramente si lavora quotidianamente per il lavoro che verrà. È uscito qualche mese fa il mio ultimo lavoro, si intitola Habiba. Habiba? Habiba, what? Sì. Habiba? Cosa vuol dire? Habiba significa in realtà amore mio, al femminile, cioè rivolto a una persona di sesso femminile, diciamo. Certo. Habiba, se no sarebbe Habibi. Habibi, tipo amico mio, ma fondamentalmente fratello, tipo. E sì, è una canzone, in realtà questa canzone ha sancito, diciamo, quello che vorrò fare per il futuro, cioè un po' conciliare quello che sono io fondamentalmente. Io ho sempre fatto magari canzoni prettamente, diciamo, di stampo, come dire, cantautorale italiano, ok? E invece in questo caso ho preferito un attimino concentrarmi effettivamente su quello che sono e quindi unire la scrittura sia italiana, nel senso la cosa che ho sempre fatto, con le mie origini arabe, no? Quindi con i suoni, parole, concetti, idee prese e fuse. A me non piace paragonare un artista che prende spunto, diciamo, da un altro artista, Mahmood, che ha questa modo di fare musica molto pop, però con queste sonorità medio orientali. È una strada che intendi percorrere, oppure? Sì, in maniera diversa, però. Sì. Mahmood ha fatto qualcosa di geniale, perché lui ha delle capacità che sfrutta al meglio, e per questo è anche geniale, perché effettivamente è riuscito a fare delle cose che non si erano mai sentite e farle anche molto bene, quindi è il suo, mentre invece quello che vorrò fare io potrebbe sembrare simile, ma è molto diverso. Si vedrà poi chiaramente nei prossimi mesi, perché parlarne in realtà può dare un'idea. Poi magari ascoltando dici: ah cazzo, questo è quello che voleva dire, no? Capito? Insomma, speriamo anche nei prossimi mesi di poterti venire a vedere in qualche concerto. Assolutamente, assolutamente. Ci puoi già dire qualcosa? Oppure... Allora, adesso come adesso in realtà sono fermo proprio perché sto lavorando ai lavori nuovi. Sei in cucina, sì, praticamente. Esattamente, sì. Anche perché è un progetto completamente nuovo. Fino a qualche mese fa non avrei mai pensato di fare una cosa del genere, quindi adesso sto proprio buttando giù tutte le idee di quello... del lavoro che poi verrà fatto, diciamo, da me e da tutti i ragazzi che lavorano con me, che non sono da solo chiaramente a fare tutto. Esatto. Radio Bruno Extra Time è promozione musicale discografica, dove possiamo trovare i tuoi lavori e anche i tuoi social. Fantastico. Allora, i miei lavori si possono trovare chiaramente su tutte le piattaforme di streaming musicale digitale, quindi Spotify, Apple Music, tutte quelle piattaforme. YouTube, ho il mio canale Osso. Osso, come esatto, l'osso. E si possono trovare, diciamo, tutte le canzoni uscite in versione magari col videoclip oppure anche i lyric video. Poi chiaramente Instagram. Lì però mi chiamo Osso Canta. Ecco, vedi. Osso. No, però... Però sempre Osso. Ci troviamo, certo. Sì, no, ci si trova. Noi ci siamo visti qualche mese fa, esatto, un concerto qui a Brescia. Sì. Undermaster, ci siamo conosciuti proprio lì. Tutto bello. Molto bello. Magari lo riprenderemo. Certo, magari lo riprenderemo, ma chissà, non sveliamo nulla. Grazie Osso. Grazie a te. Torna presto a trovarmi. Volentieri. A Extra Time, e noi ci ritroviamo alla prossima.